Bella ragazzi, sono KBGoku e quest'oggi vi porto un gameplay di Minecraft, come vedete. Cosa dire, cosa dire? Sì, no, una cosa da dire ce l'ho. Innanzitutto c'è chi odia questo gioco, c'è chi sicuramente dice sei un nerd se ci giochi e così via. A me sinceramente non è che la cosa interessi particolarmente, però prima che lo dite, lo dico io, nel senso se non volete vedere questo gioco, non guardate il video, io non sto qua a dirvi guardate per forza i miei video, se non li guardate non vi voglio vedere iscritti. C'è un maiale su un albero. Vabbè. La cosa non mi interessa, nel senso che se non vi piace Minecraft non lo guardate, non vi sto io di certo a dire guardate il video, quindi se non li guardate mi va bene comunque. Tanto c'ho gente che segue altri video, nel senso se vi piace Gran Turismo guardate i video di Gran Turismo, se vi piace... Oh, un po' di cibo. Se vi piace un altro gioco guardate un altro gioco, non sto io di certo a dirvi guardate i miei giochi, guardate tutti i video, ecco, quindi questa è un po' l'idea generale, ok? Quindi nel senso, io ve l'ho detto, se non vi interessa non cominciate a lamentarvi, dato che so che è un gioco che può creare sicuramente queste discussioni, ecco, io ve lo dico, tanto non... Ho chiesto se voleva vederlo qualcuno, mi avete detto di sì e quindi io sto facendo il video. Tra l'altro ci gioco da una sola settimana perché l'ho preso domenica scorsa, oggi è venerdì, quindi non è che sono così esperto, ecco, quindi... so che però dobbiamo crearci una base perché sennò di notte... I nemici ci violenteranno pesantemente, quindi prima di creare una base però mi sembrava carino creare trovare una zona carina. Ecco, giusto per fare un po' di... Sto scavando la sabbia con il maiale, che schifo, poi io me lo devo mangiare, se mi dispiace, facciamo così, giusto per... Mi fa schifo l'idea, poi non cambia niente, però mi fa schifo l'idea di mangiare la cotenna con cui che uso per scavare per terra, ecco. Quindi, vabbè, abbiamo preso un po' di terriccio che non fa mai male, non serve a niente, assolutamente a niente. Quello che serve è il legno, quindi prendiamo un po' di legno che poi ci servirà per fare tanta bella roba. Allora dai, vieni via. E volevo trovare un punto carino per fare una base. Intanto vi dico una cosa, vi dico... cosa vi dico? Non mi ricordo... Ah sì, a chi interessasse... nel senso questo è un gioco che non è come COD che dovete... cioè, nel senso... Finita la partita, basta, devo spegnere. Posso farlo durare anche un po' di più, quindi posso fare anche episodi da un quarto d'ora, ecco. Basta che nel senso non diventino noiosi tutto qui, quindi adesso vedo, pian piano vedremo quanto farli durare. E inoltre, dato che è un gioco dove non c'è nulla da fare sostanzialmente, nel senso ci sono milioni di cose da fare, ma nulla di obbligatorio, non è come COD che devi per forza uccidere, posso tranquillamente fare le richieste che mi dite, se volete vedere che faccio un ponte, piuttosto che volete vedere che uccido la gente, piuttosto che volete vedere come si fa qualcosa e così via, ditemelo e io lo faccio, tanto sono qui apposta per fare una cavolata di questo genere, ecco. Quindi, sì, se mi dai i legnetti sono contento, perfetto. Adesso andiamo a cercare un punto dove farci la base, dato che non ho idea di dove farmi una bella base. L'idea che mi piaceva era farmela su un'isola, però non vedo isole qui più che altro. Cioè, ah, questa è un'isola. No, oh, quella è un'isola. No, non è un'isola. È pieno di maiali, ragazzi. Volete dei maiali da mangiare? Mi fa schifo tutto, mi fanno schifo i maiali. Quasi quasi uno lo ammazzo giusto per divertirmi. Questa è un'isola. Cioè, non è una grande isola, sinceramente, cioè, più che un'isola è un... Boh, un... Vabbè, insomma, ci sono un po' di maiali da mangiare, direi che ci si può stabilire qua. No, decisamente no. Quindi, farei... sì, ci possiamo stabilire qua. Qua in mezzo, giusto così, vicino alla... Oh, quella cos'è? Una cava di sabbia? Beh, andiamo là allora. Facciamo così, ci mangiamo tutta quella sabbia e ci facciamo la base al posto della sabbia. Tanti maiali sono qui. Così abbiamo i maiali sempre vicini, che per mangiare sono comodi. Da, per mangiare.
da mangiare. Ce li mangiamo tranquillamente e distruggiamo sta cosa. Un cactus. Direi che la base la possiamo fare così, tanto. Poi questi ci serviranno per fare il grano che devo ancora capire come si fa. Ah, questa è una caverna. Una caverna sotterranea con dentro anche la pemaia. No, con dentro anche l'acqua. Bella! E lì dove sbuca? Finisce in acqua? Non lo so. Vabbè, lo scopriremo poi nel prossimo episodio. Ora, invece. E di qui cosa c'è? Ah! La questione si fa interessante. Questo è. Come si chiama? Carbone, tipo. Questo è carbone, qui. Sabbia, 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 sabbia. Vabbè, sabbia. Scopriremo poi cosa serve tutta questa sabbia. Vuoi distruggere? Che cavolo è? Ma questa non è sabbia. Oh cacchio, sto materiale non l'avevo mai visto. Che cavolo è secondo voi? Oh, questo voglio scoprire che cos'è. Non so cosa sia, ma mi interessa alquanto. Quindi. No, ma è sabbia. No, forse è sabbia indurita, tipo, una roba così. Eh sì, no, non è sabbia. Vedete che non si distrugge la sabbia. Si spacca in un secondo, questo no. Va bene, la base lo facciamo, allora, la facciamo qua, così. Ma sì, me ne frego qua. E no, dai, no, subito la pietra, no. E no. Ah, sei inutile, io volevo scavare un po' e tu mi metti la pietra. Non posso mica farmi la casa dentro la pietra, cioè sì, posso, però ora come ora non ho assolutamente voglia di scavare nella pietra. Vediamo se si riesce. No, è tutta pietra. Ma che sfigazza, vabbè. Non possiamo neanche farcela in mezzo alla sabbia. Quindi, cosa facciamo? Allora faccio così per ora. Facciamo una cosa di questo genere. Questo lo tiriamo giù. Mi sta venendo l'idea per fare la casetta carina, sennò viene uno schifo. Sennò ci entrano i mostri ovunque. Non ci arriverò mai là in cima, lo sapete, vero? Facciamo così. 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 E andiamo a prenderci il legno. Ok. Quindi se nel prossimo episodio volete vedere che massacro urgente a ripetizione, basta dirlo, e io massacrerò gente a ripetizione. Perfetto. Ok, quelli sono due esplosivi. Andiamo a stuzzicarli. Ok, sono già crepato. Porco, porco, porco. Non mi è sembrata la scelta vincente, ma comunque sono crepati, quindi non ho neanche perso tanta vita, dai. Allora. Qui ci facciamo la casetta, voi via, non mi servite. Qua, così, tac, 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 ta-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 ta. Perfetto. Direi che è fantastico. Così, questo qua. No, me ne serve un altro di pietra. Se no non posso fare quello che voglio fare. Ah no. Non lo so, la pietra me la dai anche così? No, non credo, forse sì, forse no, non me lo ricordo. No, forse no, non me la dà, me la dai solo. Ecco appunto, lo sapevo io che eri schifosamente inutile. Così si fanno i bastoncini. Ok. Ora mettiamo i bastoncini qua. No, questo non mi fa schifo. Perfetto, così abbiamo sbloccato il piccone. E ora col piccone andiamo assolutamente a costruirci la casa. Vedete, perché ora col piccone possiamo anche prendere la pietra e ci mettiamo la metà, se no ci metti 2 ore e non ne cavi fuori nulla, quindi. Poi la casa me la farò in pietra. Per ora direi che un modesto terriccio può andare benissimo.
Allora, così direi che ci siamo. Perfetto. No, avevo detto terriccio perché non ne ho abbastanza di pietra, quindi così, 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 così. No, 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 così, no. Così, 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 così. Direi che almeno ci chiudiamo, rinchiudiamo più o meno dentro. Più o meno. Almeno sappiamo che questa è casa nostra e non ci entreranno mai nemici. Infatti, oh, sicurissima proprio. È un po' buio, dite, eh? Ok. Va bene. Qua si esce. Ok, chiudi, chiudi. E qua chiudi. E non ho più terriccio. Chiudi. Ok, è stata una cavolata. Facciamo un po' di buchi. Tanto qua. Così non si può uscire. Ma almeno abbiamo la possibilità di sparare ai nemici che ci arrivano vicini. Direi che così è divertente. Va bene? Così, così, così e così. No, in effetti non è la scelta vincente, conviene forse fare il contrario. Così. Stanno per arrivare i nemici, il che vuol dire che io sto per crepare. Nel senso che, allora, se non mi do una mossa, qua ci ammazzano di botte. Ok. Così è meglio, direi di sì. Mi sembra la scelta vincente. Possiamo farci tra l'altro così e così la prima spada di legno che fa schifo ma va bene e insomma adesso pian piano scaverò nelle profondità della terra e conquisterò il mondo pian piano e nulla insomma questo è il primo episodio se volete vederne altri come al solito scrivetemi cosa volete vedere che tanto siamo qui apposta come ho detto a divertirci e nulla spero che il video vi sia piaciuto ragazzi e ci vediamo con i prossimi video bella ragazzi.